La pandemia non è finita, torna a predicare cautela il ministro della Salute Speranza, chiede massima prudenza, sottolinea l'importanza della campagna vaccinale e pone l'accento sui numeri di altri paesi europei e del mondo che vedono contagi salire, nonostante l'alto tasso di vaccinazione. L'esempio di Israele, modello per la celerità e copertura delle vaccinazioni contro il Covid, che di fronte a un aumento di contagi è costretto a fare un passo indietro. Il vaccino Pfizer-BioNTech perde efficacia contro la variante più contagiosa Delta, una perdita di circa il 30%, triplicata rispetto al 10% stimato a giugno. Mentre in Italia le terapie intensive si svuotano, con solo il 2% dei posti letti occupati, il governo britannico si prepara a sfidare la prospettiva di arrivare a 100.000 contagi di Covid al giorno alimentati dalla variante Delta, dopo il liberi tutti generalizzato preannunciato a partire dal 19 luglio.